Bene, siamo qui con Roberto Citran, presidente di giuria di questa 16ª edizione di Fiati Corti. Intanto benvenuto Roberto, ti ringraziamo appunto per essere qui, per noi è davvero un piacere. E per te insomma la giuria ci sarà insomma il tuo compito di scegliere poi i vincitori di questa edizione di Fiati Corti. E intanto che cosa ti è sembrato di questa selezione di cortometraggi che hai visto? Allora, innanzitutto vi voglio fare dei complimenti perché organizzare una manifestazione come questa, in un periodo come questo dove si dice che non si mangia paura, no? Quindi sì, è un omaggio che voglio fare perché veramente sono sempre imprese che si mettono in piedi, no? Dopodiché, allora, voi avete fatto già una selezione, io ho visto una seconda selezione. Allora, partiamo un po' dal criterio che io uso quando devo giudicare un cortometraggio. Secondo me il cortometraggio ha una vita propria, una vita a sé. Non va giudicato come un piccolo film, come un film miniatura. Spesso succede che i registi passano attraverso il cortometraggio come se fosse una palestra. Invece il cortometraggio ha un linguaggio suo proprio. Io uso l'espressione che offre immagini più essenti perché racchiude veramente in uno spazio ridotto più immagini forti e che magari attraverso un film riesce anche a comunicare. Quindi dico veramente sono dei prodotti che mi piace vedere e che io spero anzi che ci sia anche un mercato per questo, perché il cortometraggio spesso non ha mercato, quindi non vengono visti se non in manifestazioni come la nostra. È da anni che si dice che dovrebbero essere proiettati sempre prima di alcuni film nelle sale. C'è stato un periodo in cui lo facevano, poi non si sa perché la cosa è morta, si è spenta. Invece dovrebbe esistere, oltre a questi piccoli festival che si sono sparsi per tutta Italia, dovrebbe esserci la possibilità di essere visti proprio anche nelle sale, insomma, non andarsi a cercare, perché se tu non te li vai a cercare non li vedi. Cioè, questa è una cosa, è un peccato perché secondo me alcuni film proprio meritano di essere visti, proprio per il messaggio che comunica. Un cortometraggio è appunto con una dimensione molto, molto breve, è importante che abbia una compattezza tra i vari elementi, quindi una qualità di narrazione, di intreccio, di sceneggiatura molto, molto buona, ma anche alla quale corrisponda una qualità estetica anche molto, molto buona. In genere c'è il rischio di non trovare un buon equilibrio delle cose, ed è quello che invece cercheremo di, io personalmente cercherò di valorizzare. Il festival intanto è, come dire, un momento molto interessante per vedere che cosa si raccoglie, che cosa arriva da regioni diverse rispetto a quella veneta, da ambienti anche molto diversi rispetto all'Italia. E quindi è sempre un buon momento anche per così avere un po' il termometro della situazione generale del cinema, come dire, non di corto respiro, ma che si concentra appunto su durate ridotte. È la prima esperienza a Fiati Corti, non è la primissima festival di cortometraggi, però devo dire che qui la qualità dei lavori è piuttosto alta, insomma, quindi un applauso a chi organizza da molti anni l'iniziativa. E, ecco, credo che la qualità dei lavori sia anche sintomo, come dire, di uno stato delle cose piuttosto interessante. Probabilmente vuol dire che il cortometraggio sta recuperando, sta mantenendo, diciamo, la propria fisionomia. È una cosa sempre molto interessante anche quando si va poi a valutare questo tipo di lavori. Sapere che non si tratta di film in miniatura, di film della durata ridotta, ma che si tratta di un linguaggio che va a modificarsi, un po' come le biforcazioni di romanzo-racconto, no? Sono due entità diverse e come tali vanno trattate. Certo.